dico che per la nostra città trova applicazione la normativa speciale, ovvero il decreto legge 61 del 2013. E rimane esclusa anche dall'applicazione di questo decreto il paese di Bussi, il paese abruzzese, proprio per un motivo diverso, perché l'inquinamento è stato perpetrato dopo il 2007. Appunto, in questo decreto destinazione Italia è fissato anche un limite temporale, che è quello del 30 aprile 2007. Quindi è un vero e proprio condono tombale per le aziende che hanno inquinato fino a quella data. I cittadini quindi si troveranno doppiamente penalizzati, perché oltre a pagare le bonifiche, perché le bonifiche saranno finanziate con soldi pubblici, potranno correre il rischio anche di pagare le multe comminate dall'Unione Europea. Quindi oltre il danno la beffa. Gli inquinatori naturalmente avranno questo salvacondotto, mentre i cittadini troveranno a pagare sia le multe dell'Unione Europea che le spese di bonifica. C'è da dire anche che questo decreto legge si inserisce in un contesto normativo più ampio a favore degli inquinatori, un contesto normativo che ha riguardato tutti i governi che si sono alternati in questi anni, quindi sia i governi di centrodestra che di centrosinistra. Quindi il decreto destinazione Italia va a sommarsi con la sparizione dei fondi per le bonifiche e quindi lo stanziamento di 3 miliardi di euro che era stato effettuato nel 2008 e che è sparito nel nulla, totalmente nel nulla. La cancellazione del reato di omessa bonifica, che ha visto con il decreto legislativo 152 del 2006 appunto la cancellazione di questo reato, e poi con l'ultimo decreto convertito in legge denominato Terra dei Fuochi. Quindi diciamo che è un disegno generale preordinato che beneficia gli inquinatori al danno dei cittadini, e quindi viene violato il diritto alla salute costituzionalmente sancito dall'articolo 32 della Costituzione. Questo decreto destinazione Italia, oltre alla mancata applicazione del principio chi inquina paga, perché il principio comunitario chi inquina paga con questo decreto naturalmente non trova applicazione, stabilisce anche una sorta di premialità nei confronti degli inquinatori. In che senso c'è questa premialità? Nel senso che per la realizzazione di nuovi impianti, ovvero un rigassificatore, può essere anche un inceneritore, questi nuovi impianti vengono considerati di pubblica utilità. Quindi oltre il danno la beffa, perché da un certo punto di vista il cittadino dovrà appunto sopportare le spese di bonifica e le multe dell'Unione Europea, da un altro punto di vista le società inquinanti avranno delle agevolazioni per i nuovi impianti, e quindi da questo excursus potrete capire naturalmente che lo Stato italiano in questo modo agevola la grande industria e naturalmente anche appunto gli inquinatori. In cosa consiste questo condono tombale? Questo condono tombale consiste in accordi di programma che i singoli insediamenti industriali, le singole industrie prenderanno con il Ministero dello Sviluppo Economico e con il Ministero dell'Ambiente. C'è da dire anche per completezza che il Centro Studi della Camera ha già evidenziato dei profili di incostituzionalità. Prima di tutto perché appunto vengono a mancare i confini della responsabilità diretta e sussidiaria stabiliti dal principio chi inquina paga, il principio comunitario che prima ho nominato. Inoltre il comma 6 fa riferimento all'esclusione di ogni altro obbligo di bonifica per queste industrie che saranno interessate dall'applicazione di questo decreto legge. Quindi possiamo dire che già
il centro studi della Camera, senza alcun intervento da parte delle associazioni ambientaliste e naturalmente dei Verdi a livello nazionale, già ha riscontrato delle anomalie che naturalmente potranno evidenziare in seguito dei profili di anticostituzionalità. Quindi se avete domande. Posso fare un piccolo intervento? Sì, in realtà, sì. Allora, io sono qui come PISNIC. Quello che volevo segnalare, diciamo, oltre che naturalmente sono iscritta ai Verdi e a Tanto Respira, Lista Civica, Tanto Respira, questo per chiarezza nei confronti dei giornalisti, quindi doverosa trasparenza. Però diciamo, la cosa che voglio segnalare e che secondo me va segnalata ai cittadini è che nel momento in cui ci sentiamo sopraffatti da iniziative legislative così pesanti nei confronti di Taranto, cioè tutti i decreti Ilva, i Salva Ilva, ma anche poi a favore degli inquinatori, come potrebbe essere questo decreto legge che si vuole convertire, c'è una possibilità concreta di agire ed è, per esempio, le associazioni, i comitati hanno concordato un appello da inviare a tutti i parlamentari nei giorni di giovedì e venerdì, ma chiaramente siamo ancora in tempo a farlo perché il decreto ha iniziato il suo iter di conversione solo venerdì, poi è stato anche rinviato perché c'erano altre questioni da discutere alla Camera, quindi siamo ancora all'inizio. Quindi l'appello che poi distribuirò ai giornalisti è comunque presente sul sito di PISNIC e si rintraccia quindi sul sito di PISNIC ma anche su quello del Movimento per l'Acqua e come dire è il momento di farsi sentire come cittadini oltre che sicuramente scrivendo ai parlamentari chiedendo l'abolizione di questo articolo 4 che è stato contestato addirittura a Centro Studi e che diciamo, contraddice un principio giuridico vecchio come il codice civile. Se tenete presente che il dovere di risarcire il danno è previsto nel codice civile nell'articolo 2043, ma risale sicuramente a Giustiniano. Sapete che gran parte della normativa civilistica è piuttosto diciamo, millenaria. Quindi se noi cancelliamo il principio del risarcimento del danno, del dovere di risarcire il danno, sostanzialmente stiamo cancellando la civiltà giuridica italiana e romana, quindi è importante mobilitarsi. In questo senso i comitati riuniti hanno provato a scrivere questo appello e stanno invitando i cittadini a partecipare. Come sempre il problema è essere consapevoli e essere informati. Avremmo potuto non essere interessati a questo decreto in quanto tarantini, perché appunto è stato, noi siamo soggetti a una legislazione speciale, possiamo anche lasciar perdere, ci sono tante battaglie da fare, questa sembra quasi l'ennesima, è l'ennesima, però è importante ricordare che c'è Brindisi in Puglia, è importante ricordare che l'unione fa forza e che non siamo soli, ci sono tanti territori inquinati che hanno i problemi nostri e che i comitati di tutta Italia si sono mobilitati per venire a Taranto il 15 dicembre ma anche il 7 aprile 2013 e quindi è giusto cercare di avere sempre un'attenzione su tutto quello che riguarda il tema della tutela della salute in tutta Italia, cioè quindi collaborare con iniziative di rilievo nazionale. Quindi ripeto, siamo ancora in tempo a scrivere ai parlamentari e o a spiegare ai singoli parlamentari, ai singoli politici a tutti i livelli cosa significa questo decreto e cosa pensiamo di queste scelte e di queste politiche scellerate di destra, di sinistra, di centro, chiamate come vogliamo, ma sembrano tutte omologate verso il basso, no? A favore di gruppi industriali che non si prendono minimamente il fastidio di reinvestire gli utili che ricavano dall'attività economica sul territorio. Cioè se volete, il caso Ilva è proprio eclatante perché ha prodotto utili a non finire, ma a Taranto ha lasciato il disastro, cioè nel senso che al di là del profilo penale che è sotto sub iudice, ma c'è comunque in una città disastrata, cioè una città nella quale il cimitero, le tombe sono rosa, il guardrail è rosa, c'è una disoccupazione di 100.000 persone, cioè, ma dove andiamo? Allora noi dobbiamo soprattutto, cioè, come dire, questo decreto di destinazione Italia allarma
perché significa che i 44 spinti di interesse nazionale sono presi e lasciati senza possibilità giuridica di chiedere risarcimento danni. È un fatto gravissimo. Chiaramente siamo all'inizio, il fatto che il Centro Studi della Camera abbia già sottolineato che ci sono dei problemi di legittimità costituzionale aiuta, dei profili di costituzionalità, di incostituzionalità aiuta, però un po' di pressione da parte dei cittadini farebbe bene, insomma. Anche perché in questo modo non trovano applicazione l'articolo 2043 del codice civile che riguarda il danno risarcibile, ma anche il danno ambientale contemplato nella legge 349 dell'86. Quindi vi rendete conto che ci sono dei profili davvero importanti che potrebbero appunto riguardare anche l'incostituzionalità del decreto destinazione Italia. E naturalmente questo è un modo anche di fare rete, perché i Verdi Taranto non sono interessati direttamente dall'applicazione di questo decreto, però naturalmente esprimono la loro solidarietà nei confronti di tutti gli altri SIN italiani. Infatti noi abbiamo dei contatti quotidiani, periodici, con Gela, con Milazzo, con i rappresentanti dei Verdi della regione Sicilia, e quindi in questo modo si cerca anche di fare rete, perché naturalmente un conto è il peso politico e contrattuale, tra virgolette, di una singola città, nel nostro caso Taranto, un conto naturalmente l'unione e la sinergia di tutti i SIN italiani e di tutti i SIR regionali. E quindi naturalmente il nostro è un appello che facciamo, e quindi anche con le modalità che ha descritto Fulvia, naturalmente siamo ancora in tempo per cercare di cambiare le cose prima che questo decreto legge venga convertito in legge, come è successo tra l'altro per il decreto che riguarda la Terra dei Fuochi. E sapete benissimo che il decreto che riguarda la Terra dei Fuochi ha anche per l'ennesima volta agevolato l'ILVA di Taranto, a scapito naturalmente della salute dei tarantini. Che se ci sono domande? No, quali sono i siti in Puglia? I siti in Puglia, Brindisi sicuramente, Manfredonia.